Devi essere forte, Mina. Tra poco darai alla luce un figlio. Si chiamerà Gunan. Perché le stelle vogliono così. Egli porterà il simbolo del comando. E la sua voce spargerà il terrore fra gli Ungat. La profezia sacra si avvererà. Non lasciarmi, Mevian. Non ti lascerò, Mina. Non ti lascerò mai. Ecco, questo è il momento. Coraggio. Su, Mina. Coraggio. Ecco, ci siamo. Due. Sono due. Non ci posso credere. Che succede? Jungat. Prendi i piccoli. Portali in salvo. Sì. Il destino dei Solmen è nelle tue mani. Va, corri. La donna ha appena avuto un figlio. Un figlio? Dove? Cercatelo! Ora!
cos'è questo verso? Non è un animale. No, è il vagito di un bambino. Eccolo là. Ma sono due. Questa povera vecchia. Sta morendo. Portiamoli al campo. Mezzo alle donne, quello è il tuo posto. Adesso basta! Il vostro nemico non è qui. Chiunque voglia impedirmi di vendicare mio padre è anche mio nemico. Il tuo vero nemico è dentro di te, uccidilo. E dopo sarai pronto per adempiere al voto. Parole, solo parole. Che cosa vuoi? Un nome. Voglio un nome. Tutti hanno diritto a possederne uno. Quindi perché a me dovrebbe essere negato? Il nome Gunan appartiene solo a uno di voi due. Così aveva disposto Mevian prima di essere ucciso. E la sua volontà è legge. Ma tu devi sapere qual è la verità. Devi saperlo! Lasciami! Non t'azzardare a toccarmi mai più se vuoi vivere ancora. Nessuna mano d'uomo può sfiorare una Kuniat, lo sai. Non c'è concesso né generare né invecchiare. Forse perché conosciamo solo noi il mistero del metallo di questi scudi. E tu non puoi certo capire. Io voglio sapere invece. Sapere. Quella vecchia che ci ha salvati ed è morta qui tra le tue braccia. Non può non avere parlato. Non è possibile.
Quella donna ignorava la verità come noi tutte. E poi non avevate nessun segno che vi distinguesse. È morta affidandomi questo simbolo e le ultime parole di tuo padre, nient'altro. Ascolta, Marga, io sono Gunan, lo so, lo sento. Quel simbolo e quel nome mi appartengono e li conquisterò con la forza. Sono disposto a tutto per averli. Avrai l'opportunità di farlo e molto prima di quanto tu creda. Il Consiglio Supremo delle Kuniat, che ha stabilito fin dal vostro arrivo in questa comunità che solo la forza e il coraggio avrebbero deciso per voi. Il momento è ormai giunto. Siete stati allevati e addestrati con la medesima cura e con perfetta imparzialità. Quando il disco luminoso tornerà a sorgere nel cielo, voi vi incontrerete sul campo. E solo chi sopravviverà avrà il diritto di portare il nome di Gunan, l'invincibile. Ma tu conosci il destino degli uomini. Conosci il linguaggio delle stelle. Devi sapere chi di noi due sarà il prescelto. Il mio potere non giunge a tanto. Noi possiamo conoscere solo il presente e solo nell'attimo in cui è compiuto. Conoscere il futuro non è per noi mortali. Il futuro mi appartiene, Marga. E te lo dimostrerò, te lo dimostrerò! La prova alla quale sarete sottoposti si svolgerà senza interruzioni, fino alla sua conclusione, qualunque essa sia. All'inizio vi cimenterete in una corsa. Percorrerete il sentiero fino alla palude. Seguendo i segnali troverete i cavalli. Colui che giungerà per primo avrà il diritto di scegliere le armi che sono già sul posto. Oltre quelle rocce si stende la foresta che giunge fino al nostro campo. Laggiù vi affronterete. E il vincitore sarà il solo a presentarsi nuovamente dinanzi ai nostri occhi. Noi lo attenderemo qui, a riconoscerlo come colui che avrà il diritto di portare con onore il nome di Gunan l'Invincibile. La prova può avere inizio. Thank you.
Tu sei Gunan il guerriero e questa è la tua spada. Adesso ci lascerai, immagino. Quando la luce del nuovo giorno sorgerà dalla cima delle montagne, sarò già in cammino. Ho atteso questo momento da sempre. Anch'io l'ho atteso, ma con animo diverso dal tuo. Tu cerchi il confronto con l'uccisore di tuo padre. Io invece lo temo. Vincerò. Te lo auguro con tutto il cuore. Ho cercato di consultare le forze che governano il nostro destino, ma non ho ottenuto risposta. Posso solo indicarti il luogo dove potrai incontrare l'uomo che cerchi e mostrarti il suo volto. Altro non mi è concesso. Mi basterà questo. Non essere tanto ottimista. Il tuo nemico è un uomo terribile. Seguimi. Ecco. Avvicinati e guarda. Vedrai delle cose che solo a pochi umani è dato di vedere. Guarda, Gunan. Guarda. Oltre le montagne di Sagran e le valli della desolazione si estende il dominio degli Ungat. Qui Nuriak, il loro capo, ha stabilito la sua casa, una dimora feroce, mostruosa come la sua natura. Guarda, guarda e non dimenticare le mie parole. Ora conosci il volto del tuo nemico e sai cosa puoi aspettarti da lui. Ma ricorda, le stelle hanno detto che il tuo destino si compirà sul mare, qui, dove sei stato allevato e addestrato con amore. Attenderò il momento del tuo ritorno trepidante. Perché tu ormai appartieni a me e alla mia gente. La buona sorte sia con te, Gunan.
Gunan, svegliati presto. Tuo fratello è fuggito. Ha preso un cavallo dal recinto ed è scappato. So dove trovarlo. Stai giù. Solo questi i prigionieri? Sì. Quella donna. Dove si nasconde il figlio di Mevian? Voglio saperlo. E tu devi dirmelo. Non lo so. Davvero non lo so. Se lo sapessi, te lo direi. Te lo giuro, non lo so. Va bene, sei libera. Vattene. Libera. Non hai capito quello che ho detto? Puoi andartene via. Via! Via! Cosa succederà? Un altro! No, 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 pietà, pietà, no! Eppure tu sai niente, vero? No, non lo so, non so niente io! Puoi andartene! Ho detto puoi andartene! Obbedisci! Hai sentito cosa ho detto, Nuriak? Fermo! In questo modo tu getti al vento il supremo piacere della caccia. La selvaggina deve avere la speranza di poter fuggire. Lascia che creda che sia in salvo, di aver ingannato il cacciatore. È in quel momento che la devi colpire, annientando la sua vita e la sua speranza. Di lui mi occupo io. Tu non sei la mia selvaggina. Infatti, io sono il cacciatore. Chi sei tu che osi sfidarmi? Conosci questo segno, Nuriak? È il segno dell'infamia per te e per la tua gente. Tu saresti dunque il figlio di Mevian? Lo hai detto. Sono venuto qui per ucciderti e ti ucciderò. Aspetta, devo accertarmi di quanto affermi. Potresti essere un mentitore o un ladro. Un capo non può battersi con un miserabile. Io sono Gunan e la mia spada te lo dimostrerà. Sono stati cancellati dalla faccia della terra. Fra non molto, anche il loro ricordo scomparirà dalla memoria degli uomini. Io ti raggiungerò dovunque tu sia.
E non avrò pace finché l'ultimo Ungat non avrà pagato con la vita anche questo infame delitto. Ora vado a vedere. Ma lascialo stare, quello è morto da un pezzo. Con questi porci non si può mai sapere. E poi mi annoio a non far niente. Hai ragione. Uno non è morto. L'ho visto io coi miei occhi. Un uomo decapitato non può tornare sulla terra a combattere. Non è possibile. Ma tu stesso l'hai detto. Avrebbe potuto essere un ladro, un mentitore. E questo spiegherebbe tutto. Può darsi. Certo. Tranne le vergognose sconfitte che vi ha inflitto.
Siete un branco di vigliacchi. Un pugno di femmine piagnucolose e non avete sangue nelle vene. Un solo uomo vi ha messo in ginocchio e vi ha resi simili a un gregge di pecore. Ma è più forte di un uragano, Nuriak. Nessun essere umano può fermarlo. Devi credermi. Io credo solo in me stesso e nella potenza che ho nelle mie mani. Affronterò quell'uomo e lo obbligherò a strisciarmi ai piedi prima di farlo a pezzi. Questa è la parola di Nuriak. Sembra tutto tranquillo. È vero. Guarda. Chi sei? Che vuoi tu da me? Sono Gunan e sono qui per ucciderti. Non è possibile. Gunan è morto. Io gli ho tagliato la testa. Tu hai ucciso mio fratello. Io sono Gunan. Il solo Gunan dei Solmen. E sono qui per fermarti e vendicare i miei genitori e tutta la mia gente trucidata dalla tua follia. È il solo scopo della mia vita. Ora finalmente potrò rispettare il mio voto. Tu pagherai con la vita il male che hai fatto. Non fatelo fuggire! Prendetelo!
Gunan! Gunan! Il mio regno è grande, Gunan! Ti avrò! Non potrai sfuggirmi, Gunan! Avete fatto un buon lavoro. Ottime giumente per la riproduzione. Che ne dici, Marga? È vero. E tu chi sei? Len. Sei molto bella. Preparatele all'accoppiamento. Che sta succedendo laggiù? Rispondimi. Deve aver perso molto sangue. Lo porto nella mia grotta. Mi occuperò io di lui. Ti ucciderò. Gunan, ora sei al sicuro. Devo andare. Mio padre lo vuole. Devo andare. No. No, Gunan. In queste condizioni non puoi andare da nessuna parte. Devi guarire prima. Devi rimetterti in forze. Ma non ti preoccupare. Io ti aiuterò. Riposati ora. Calmati, Gunan. Non sono Nuriak.
Devo andare. Mio padre lo vuole. Da qui non ti muovi. Io devo. Finché non sei guarito. Adesso riposa. Te lo ordino. Non posso. Devo vendicare mio padre. Devo vendicare mio fratello. Devo andare. Devo andare. Devo andare. Di che hai paura? Non temere. Vieni avanti. Non voglio farti del male. Questo è tuo? Prendilo. Sono molto buffa, vero? Invece sei molto bella. Dimmi, qual è il tuo nome? Len. E il tuo? Gunan. Non t'ho mai vista prima. Da dove vieni? Da molto lontano. Le Kuniat mi hanno catturata insieme a tutti gli altri del mio villaggio. Catturata? Perché? Noi dobbiamo dar loro dei figli, possibilmente delle femmine, perché le Kuniat non possono generare. E si estinguerebbero se non si servissero di noi. E voi accettate tutto questo? Che importanza ha quello che io provo? Nessuno si è preoccupato mai di me. Tu non sei uno schiavo, vero? No. Forse io posso aiutarti. Ora io devo andare, Gunan. Non posso più fermarmi qui con te. No, aspetta. Ti ho visto arrivare molte luci fa. Erano tutte così ansiose per la tua salute. Deve essere bello avere qualcuno che ti vuole bene. Thank you.
Lasciami! Cosa volete farmi? Lasciami! No. Bella! È inutile, Castrilli! Non risolvi niente! Tu sei soltanto un animale da fecondare! Il tuo scimmione dormirà per un bel pezzo! Eccola qua, la figlia del re! Non ti dai più aria adesso, eh? Ormai sei come noi! Soltanto una prigioniera! È vero! Certo che sei una fattrice stupenda. E vedrai, sarai pregna di uno di noi tre. E non saprai mai chi è il padre. Non te ne pentirai. Tu vedrai che farà piacere anche a te. Lascia fare a noi, così. È bella, sì. È molto bella. Tocca a me. Vattene tu! Io anche tu, bastardo! Maledetta, prendiamola! Presto, presto!
Il tuo intervento è stato provvidenziale. Non pensarci. Ti ringrazio, Gunan. Senza il tuo aiuto mi avrebbero uccisa. Tremano le mani. Non ci riesco. Non ci riesco. Ti aiuto io. Sembra che sia il mio destino aiutarti a rivestirti. Sì, ma... cosa farò quando non ci sarai più? Non temere. Non resterai mai sola. Marga si prenderà cura di te. Andrò a parlarle. Marga mi ha affezionata e troverà una soluzione. Io invece ho come uno strano presentimento. Non devi temere. Ormai tu mi appartieni. E dopo... che avrò parlato con Marga, andrà tutto bene. No, ti prego, non lasciarmi, ho paura. Devo andare. Ho un dovere da compiere. Non rendermi tutto più difficile. Ma perché? I Nuriak hanno sterminato il mio popolo. Mio fratello, mio padre, mia madre. E ora io devo vendicarli. È lo scopo di tutta la mia vita. La punizione per la colpa che hai commesso comporta la morte. È questa la legge della nostra razza. Ma la stessa legge impedisce al padre di macchiarsi del sangue di colui che ha generato. Noi ti abbiamo allevato, sottratto alla morte, accudito e curato come un figlio, giorno dopo giorno, e non possiamo perciò farti del male. Tu lascerai per sempre questa comunità, come se fosse la volontà di tuo padre. Fino a quel momento... continuerai a far parte delle Kuniat, perché è così che ha deciso il Consiglio. Cosa accadrà, Len? Len seguirà la sorte delle sue compagne. Sarà accoppiata convenientemente con uno stallone prigioniero. Così abbiamo deciso per lei. In tal caso, non accetto il volere del Consiglio. Len ormai mi appartiene e sono pronto a lottare per averla. E tu vorresti batterti con noi, con una Kuniat? Len contro la mia vita. È un mio diritto. Non glielo permettere, è un pazzo. Io credo invece che ragioni perfettamente. È solo uno sfrontato, un temerario. Come on.
ma risparmialo. Lenti appartiene, ma la tua condanna è confermata. Resterai qui in queste terre fino alla morte di Nuriak. Non un giorno di più. Io ti sono grato. Ti stavo aspettando. Sapevo che saresti venuto. Allora saprai anche ciò che sto per chiederti. Questo spetta a te. Parla pure. Voglio che in mia assenza tu abbia cura di Len. Sei l'unica in grado di farlo qui. È tutto quello che hai da dirmi? No. Voglio anche ringraziarti per avermi dato forza e salute. Senza di te non sarei sopravvissuto. Bene, allora ringraziami. Io ti sto aspettando. L'ho già fatto. Non come intendo io. Voglio che tu faccia tutte le cose che hai fatto a Len. Là sulla spiaggia. Ma tu sei una Kuniat. Nessun uomo può toccarti. Nessuno che io non voglia. Gunan. E io lo voglio. Tutto quello che posso darti è la mia riconoscenza. Gunan, aspetta! Non puoi farmi così, non puoi. Io non te lo permetterò. Non te lo permetterò! Fermati o sei morta. Non sono qui per combattere. Voglio vedere il vostro capo. Ho portato un dono per lui. Non ti credo. Vattene o sarai uccisa. Fatela passare. Vai. Hai parlato di un dono. Perché mai una Kuniat renderebbe omaggio ad un Ungat? Questo non ti riguarda. Accontentati di quello che ti porto. L'esca migliore per la selvaggina che più ti sta a cuore. Gunan. Tu dici che quell'uomo rischierebbe la vita per lei? Puoi esserne certo. Appena saprà che questa ragazza è nelle tue mani, correrà qui come un leone impazzito. E tu lo catturerai. Devi davvero odiare quel Gunan, Kuniat. Molto più di te. Molto più di quanto tu creda. Notizia per te. Questa notte gli Ungat hanno rapito Len. Prendi uno dei nostri scudi. No. I vostri scudi uccidono chi li usa. Io ucciderò Nuriak con le mie mani. Stai andando incontro alla morte, Gunan. Tu hai perso la testa per quella fattrice. Finirai per commettere qualche sciocchezza.
Ed è questo che Nuriak si aspetta da te. Io ucciderò quel maledetto Nuriak. Con le mie mani. Lo distruggerò. Lascialo andare. Non merita le tue attenzioni. È un ingrato ed un pazzo. Lascialo pure che vada incontro al suo destino. Non è degno di noi. Sono stata io a consegnarla nelle mani di Nuriak. Dove sono finiti l'orgoglio e l'inflessibilità delle Amazzoni? Siete tutte diventate tante femmine piagnucolose e pietose per colpa di un figlio irriconoscente che ha osato calpestare impunemente le nostre leggi. Tu mi fai pena, Marga. Prega gli dei che Gunan si salvi. Perché in caso contrario la mia pietà non ti sarebbe di alcun aiuto. Quella fattucchiera aveva ragione. Sei proprio uno sciocco, Gunan. La tua storia si conclude qui. E con te quella della tua razza. Morrai come un cane appestato. Ed io vedrò la vita abbandonare lentamente il tuo corpo. Goccia a goccia. Sarà uno spettacolo divino. Incredibile a descrivere. Uno spettacolo ardente. Pieno di fuoco. L'odore della carne bruciata è nauseabondo, non so darti torto. Ma i serpenti devono essere schiacciati senza pietà. Non sei d'accordo con me, bellezza? Uccidi me, Nuriak. Ma risparmia la ragazza. Lei non ha commesso nessuna colpa. Oh, sì, invece. Ha commesso un gravissimo errore, quello di essere tua. Chi può garantirmi che nel suo grembo non si annidi un piccolo verme solme, pronto a balzar fuori e a tentar di nuocere agli Ungat? Avanti! Prima di uccidervi voglio che ricordiate ciò che state per perdere. Di forza! Ferma, stai ferma! No! No! Ah,
canzone. Stringiti al suo corpo, abbraccialo. È l'ultima occasione che hai per sentire il suo calore. No, non per il tuo piacere, Nuriak. Non ho bisogno di toccarlo per sentirmi solo sua. Lo farai, vipera schifosa. Lo farai ugualmente. Lasciateli così per tutta la notte. Che tu sia maledetto, assassino! Soffriranno abbastanza in ogni senso. All'alba, quelle punte finiranno di trafiggere la sua carne. Morrà tra le tue braccia. E tu la seguirai subito dopo. Corri via, più presto che puoi. Ma io... Va via, obbedisci. Avanti, presto. Voglio che la guardia al campo sia raddoppiata. Nessuno deve uscire ed entrare senza il mio permesso. Le Kuniat faranno di tutto per liberare Gunan. Fermatele! Oh.
I Nuriak sono stati sterminati. Finalmente vivremo in pace. Qui le nostre strade si dividono, Gunan. È giunto il momento di separarci. Io non vi dimenticherò, Kuniat. E non vi dimenticheranno i Solmen, che un giorno torneranno a popolare questa terra. Non potrò mai conoscere il tuo genere di felicità, Len. Ma vi auguro ugualmente la buona fortuna. Grazie.